Amici di Mio Pilates, come state? Benvenuti nel canale, se per caso siete nuovi incontrate questo video per la prima volta, un video che propone sempre esercizi da fare in casa oppure al parco, se tra un po' sarà possibile andarci. Potete unire questi esercizi agli esercizi del video precedente. Tutta una sequenza, diciamo, di video sulla posizione quadrupedica. Ovvio, ciascuno di voi valuti la permanenza sull'appoggio, diciamo, sulle braccia e sui polsi, e scegliete comunque quello che fa per voi. Se fosse appunto il primo video che incontrate di questo canale, sappiate che ho fatto un video proprio sul rinforzo dei polsi. Andate poco indietro sul canale, sullo sblocco della schiena, sul rinforzo della parte alta del corpo, braccia e tronco, e oggi ci dedichiamo alla parte, diciamo, bassa del corpo, anche se è sempre difficile dividere completamente in maniera così settoriale, perché si tratta di esercizi che, se da una parte vedete muoversi e muoverete le gambe, dall'altra c'è tutto il controllo della parte superiore del corpo, e questo significa far lavorare anche la parte superiore del corpo. Comunque, ragazzi, riscaldatevi un po', non partite mai a freddo, mi raccomando. Raggiungiamo la posizione appunto di quadrupedia, mani sotto alle spalle, ginocchia sotto alle anche. Definiamola sempre, perché è molto importante: non cedete con il centro della schiena, connettete bene la gabbia toracica all'addome e respingete bene con le braccia al suolo. Le tibie spingono verso il basso, dorso dei piedi e tibie. Questo per creare una posizione che è vero che è statica, però è molto attiva, di costante controllo, ok? Allora, l'altra volta abbiamo lavorato appunto con gli arti superiori, oggi lavoriamo con le gambe. Partiremo, ragazzi, con le gambe unite, quindi unite le gambe. L'esercizio consiste in una finta camminata: apro, apro, chiudo, chiudo, ok? Quindi da qui apro, apro, chiudo, chiudo. Lo faremo 5 volte partendo con la gamba destra, 5 volte partendo con la gamba sinistra, con un certo ritmo. Questo vi costringe a organizzare la parte superiore del corpo e, mi raccomando, le braccia costantemente respingeranno il suolo. Partiamo insieme, 4-5 volte partendo con la gamba destra, 5 volte partendo con la gamba sinistra. Partiamo, apro, 1, 2, chiudo, chiudo, apro, apro, chiudo, chiudo, apro, apro, chiudo, chiudo, apro, apro, chiudo, chiudo, apro, apro, chiudo, chiudo, sinistra, destra, chiudo, chiudo, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, facciamo l'ultimo. E ci riposiamo un attimino i polsi. Quale sarà il secondo? Attenzione, da qui, da gambe leggermente, possiamo partire a gambe unite, così poi nella sequenza siamo già pronti. Portiamo il ginocchio, partiamo sempre con il destro, non solo in avanti ma anche un poco in fuori, ok? Quindi nella prospettiva corretta, vedete, è questo, tac, e ritorno, ok? A sinistra, quindi vedete che il ginocchio non va a contatto con la mano, ma ne rimane leggermente in fuori. E faremo con lo stesso ritmo: destro, sinistro, torno, torno. Guardate, una volta, destro, sinistro. Quindi mi ritrovo, vedete, con i piedi uniti quasi a contatto, le ginocchia più larghe delle mani, e ritorno, e ritorno. Lo faremo 5 volte a destra, 5 volte a sinistra. In tutto ciò, la schiena ferma, le braccia forti. Partiamo insieme con la destra. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Fate la sinistra. 1, 2, unisco, unisco, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 2 volte ancora, ultimo, e riposo. Sciogliete un attimino i polsi,
A questo punto, ragazzi, facciamo lo stesso esercizio, però cercheremo di portare il ginocchio quasi a contatto della mano, quindi diciamo un po' più avanti. E quando siamo qui è un po' un'occasione non per ammollare la schiena, eccetera, ma per rilassare un attimino i polsi. Diamo un po' più di enfasi alle gambe, ok? Quindi proviamo questo, lo stesso praticamente uguale all'esercizio di prima, però ci spingiamo un pochino più avanti con le ginocchia e alleggeriamo le braccia. Partiamo a gambe unite, partiamo ancora con la destra per essere uguali, parte la destra, 1, 2, chiudo, chiudo, 1, 2, chiudo, chiudo, 1, 2, chiudo, chiudo, 1, 2, chiudo, chiudo due volte ancora, fai l'ultimo, pronti per partire a sinistra, sinistra, destra, chiudo, chiudo, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, facciamo l'ultimo e mi riposo sedendomi sui talloni e mi allungo. Ora ragazzi, riposino già fatto, scherzo, rimanete un attimo, se avete bisogno intanto vi spiego, faremo in sequenza i tre esercizi, apro, apro, chiudo, chiudo, destra, sinistra, posizione, chiamiamola della rana, ok? Rana, e una rana un pochino più pronunciata con le ginocchia avanti, quindi in sequenza rifaremo i tre esercizi, ok? Ci prepariamo. Le gambe sono unite, partiamo con la destra, pronti insieme, destra, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, sinistra, 1, 2, 3, chiudo, 1, 2, 3, chiudo, 1, 2, 3, chiudo, 1, 2, 3, ultimo. Rana piccolina, parte la destra, il ginocchio destro poco fuori, sinistro, chiudo, chiudo, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, parte a sinistra e 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, grande il movimento, 1, 2, chiudo, chiudo, 1, 2, 3, 4, 1, 2, ancora 2, fai l'ultimo, parti a sinistra, grande, grande, chiudo, chiudo, grande, grande, chiudo, chiudo, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, riposo, mi siedo sui talloni e mi allungo. Riposo i polsi. Bene. A questo punto, mani in appoggio. Cosa succede? Rovescio le punte dei piedi dietro e mi sollevo con le ginocchia da terra di pochissimo, ok? E provo a ripetere, apro, chiudo, parto 5 volte con la destra, 5 volte con la sinistra e mi riposo, ok? Avete già capito quali sono le mie intenzioni? Vai, proviamoci, rovescia le dita, schiena sull'orizzontale, parte la destra, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, parte la sinistra, 1, 2, 3, chiudo, 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 riposo. Rana piccolina. Quindi appena appena porto il ginocchio avanti in fuori, tutto sospeso. Quindi ancora siamo con le dita rovesciate, le ginocchia sospese. La schiena cerca di rimanere sempre sull'orizzontale. Proviamo. Posizionati.
gambe unite che partono nella posizione 1, 2, torno, torno, vai, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, ultimo, sinistra, 1, 2, 3, chiudo, 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 stop, molto bene, ok ragazzi, a questo punto partiamo in realtà alla base del nostro tappetino, nella posizione diciamo accucciata, e completiamo il lavoro con una camminata in avanti e una camminata indietro delle mani, vale a dire le ginocchia, vedete, sono già fuori rispetto alle braccia, cammino e mi allungo, cammino e mi accorcio, 5 volte, cammino e mi allungo, cammino e mi accorcio, cammino e mi allungo, cammino e mi accorcio, cammino e mi allungo, cammino e mi accorcio, 2 volte ancora, fammi l'ultimo, ok ragazzi, fantastico, riposiamoci un attimo, dopodiché vorrei proporvi tutta questa micro sequenza, quindi prima con le ginocchia a terra e 3 movimenti, apro chiudo destra e sinistra, rana piccolina destra e sinistra, rana un po' più grande destra e sinistra, ginocchia sospese, apro e chiudo destra e sinistra, rana media diciamo con le ginocchia sospese, e completiamo con questa camminata finale. Vi consiglio di partire diciamo un po' all'inizio del tappetino, ok, affinché si riesca a fare bene la camminata finale. Forza, partiamo, ok, tutta la sequenza, gambe unite, ginocchia unite, partiamo con la gamba destra fuori, via, 1, 2, 3, chiudo, 1, 2, 3, chiudo, 1, 2, 3, chiudo, 1, 2, 3, chiudo, 1, 2, parte la sinistra, vai, sinistra, ancora, 3, 4, 5, rana piccola, parte la destra, sinistra, torna unita, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, ultimo, e partiamo a sinistra, piccola rana, 2, 3, 4, 5, cambio, rana grande, vai con il ginocchio vicino alla mano, 2, 3, 4, 5, cambia, sinistra, 1, 2, forza nella schiena, 3, 4, 5, piedi ginocchia sospese, apro, apro, chiudo, chiudo, apro, apro, chiudo, chiudo, apro, apro, chiudo, chiudo, apro, apro, chiudo, chiudo, apro, apro, va a sinistra, 1, 2, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, rana, 1, 2, chiudo, chiudo, 1, 2, chiudo, chiudo, 1, 2, chiudo, chiudo, 1, 2, chiudo, chiudo, parte la sinistra, 1, 2, 3, chiudo, 1, 2, 3, chiudo, 1, 2, basso il bacino, ancora 2, forza ragazzi, posizione della rana, cammina 1 e indietro, cammina 2 e indietro, cammina 3 e accorcia, cammina 4, fai l'ultimo e accorcia, mi siedo sui, con i glutei sui talloni, mi allungo, fantastico, visto la carica che abbiamo dato al, scommetto che sentite bene i flessori, la coscia, ci mettiamo sdraiati proni,
testa in appoggio al braccio destro flesso e vado a prendere il dorso del piede. Attenzione a non staccare il pube da terra. Tira bene il muscolo della coscia, senza farti male ovviamente. Piano lascio, cambio il braccio, appoggio la testa sul braccio sinistro girandomi a destra, avvicina il tallone destro al gluteo e rimani, fai attenzione a non staccare il pube da terra, vai, rimani, io resto su con la testa così posso parlare, mi sentite, voi rimanete pure giù, evita, allora la posizione prona tende un po' a far inarcare la schiena, quindi imprimete, stringete appena appena i glutei e andate con il pube alla ricerca proprio del tappetino del pavimento, ok? Via via avvicino il tallone al gluteo, tiro sempre di più il muscolo della coscia, allungati bene, è positivo anche per l'anca, stringi bene i glutei. Lascia piano, dico lascia piano per il ginocchio, non mollate all'improvviso, risalite. Benissimo ragazzi, per oggi ci siamo allenati, magari non abbastanza, però è stato abbastanza intenso. Provate ad unire tutti insieme i video, vero che è difficile perché tutti insieme gravano sui polsi, quindi mi raccomando, fate con progressione, magari potete fare polsi, parte superiore del corpo, polsi, parte inferiore del corpo, polsi, movimento di sblocco della schiena, ok? E via via componete la vostra lezione. Vi auguro buona giornata, vi invito a iscrivervi al canale se non vi siete ancora iscritti, guardate bene sotto al video c'è un iscriviti, cliccate anche sulla campanellina così avete la notifica dei miei video, condividete con chi volete, iscrivetevi, mi fa molto 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 piacere ricevere i vostri messaggi, i vostri suggerimenti e quindi ci vediamo al prossimo video, oppure se vi volete unire alle classi Zoom che tengo regolarmente, insomma, da quando siamo costretti ovviamente in casa. Se vi fa piacere unirvi potete guardare il programma settimanale sulla pagina Facebook di Mio Pilates oppure sul canale Telegram Mio Pilates di Barbara Dall'Aglio. Comunque vi aspetto e grazie, buona giornata!